Nel cuore della Lombardia, fra la provincia di Milano e le Alpi Orobie, si estende la provincia di Bergamo. Terra di laghi, di fiumi, montagne. Luogo di importanti insediamenti industriali, uno dei motori trainanti del Nord Italia. Ma anche terra di iniziative culturali e artistiche che richiamano a Bergamo cittadini da tutto il mondo. Nel Novecento si sono sviluppate in terra di Bergamo industrie che hanno raggiunto un livello internazionale. Freni Brembo, i cui prodotti equipaggiano le migliori automobili della Formula 1. La leggendaria Bianchi di Treviglio, che fabbrica da più di 120 anni le biciclette di campioni come Coppi, Gimondi, Pantani. Il chilometro rosso, parco di ricerca tecnologica, disegnato dall'architetto francese Jean Nouvel. E la nuova fiera espositiva di Bergamo, che ospita congressi a livello nazionale e internazionale. E orgoglio della terra bergamasca sono anche i nomi della moda: Trussardi, Crizia, i Pinco Pallino. Le manifestazioni culturali della città e della provincia che richiamano pubblico dall'Italia e dall'estero. Bergamo Scienza, Notti di Luce, gli appuntamenti con la musica Bergamo Jazz, il Festival Pianistico e con il cinema il Bergamo Film Meeting e il Festival Internazionale del Cinema d'Arte. La stagione lirica dedicata a Gaetano Donizetti. La città dispone di una grande porta sul mondo. L'aeroporto internazionale di Orio al Serio, a 4 km dal centro cittadino, che ha superato i 6 milioni di passeggeri all'anno. Le nazioni collegate sono oltre una trentina, con più di 80 destinazioni. Oggi Bergamo è città di forte attrazione. Lo era anche nel passato. La sua suggestione e bellezza sono state decantate da Stendhal, Hesse, Le Corbusier. Di grande attrattiva e fascino la città alta con le mura venete, le funicolari, il centro monumentale con la Piazza Vecchia, la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Cappella Colleoni. E i caratteristici locali storici. Ma incantevole anche la città bassa con le vie dei vecchi borghi, dove si trova la Pinacoteca dell'Accademia Carrara, che custodisce capolavori d'arte di valore inestimabile. Dalla città alla provincia, il territorio bergamasco è una perfetta sintonia di storia, arte, cultura e industria, incorniciata da uno scenario naturale di monti, valli, fiumi e laghi che offrono un paesaggio sempre diverso. Bergamo, terra di fede che sotto il monte ha dato i natali ad un grande papa. Il papa buono Giovanni XXIII. Bergamo, terra dai mille volti. Basta allontanarsi pochi chilometri dal centro cittadino per raggiungere le valli. San Pellegrino, patria del Liberty, sede del Festival Nazionale di Poesia, regno delle terme e delle acque termali. Più
più su le nevi dell'Alta Valle Brembana, gli impianti sciistici che si sviluppano anche nell'Alta Valle Seriana e che offrono decine e decine di piste bianche. D'estate le proposte per lo svago sono innumerevoli. Possibilità di camminate ed escursioni lungo percorsi suggestivi nel verde, tra le rocce del sentiero delle Europie, che si sviluppa al di sopra dei 2000 metri di quota. E ancora il richiamo dei laghi di Endine e di Iseo, incastonati tra i colli prealpini, di nuovo arte e cultura, di nuovo paesaggi incantevoli e mille occasioni di svago. Spostandosi verso la pianura, gli antichi castelli, che rimandano ad un'epoca passata fatta di dame e cavalieri. In città e in provincia, grande varietà anche nelle proposte di shopping dei molti negozi e dei grandi centri commerciali. Questo è il territorio bergamasco, una varietà infinita di paesaggi e suggestioni, un luogo di incontro dalle mille sorprese. Bergamo, città d'arte. Il suo nome deriva con ogni probabilità dal celtico Berg, monte, e Hem, casa. Da notare che Bergen è tuttora il nome della città nel locale dialetto. Il patrimonio di arte e pittura della Pinacoteca dell'Accademia Carrara è tra i più preziosi al mondo, grazie a noti artisti come Raffaello Sanzio, Tiziano Vecellio, Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Giacomo Manzù. Ma l'elenco dei nomi potrebbe continuare a lungo. La Carrara costituisce soltanto una parte del patrimonio d'arte custodito dalla città e dalla sua provincia. Splendido il Teatro Donizetti. Prezioso il Museo Donizettiano, che raccoglie gli oggetti, i manoscritti, gli strumenti del grande maestro dell'opera lirica. E poi il Museo Diocesano di Arte Sacra, l'attivissima galleria di arte moderna e contemporanea che organizza ogni anno importanti mostre di famosi artisti internazionali. Bergamo, la città con le mura venete con le quattro grandi porte di accesso, fatte costruire da Venezia alla fine del Cinquecento per proteggere la città. Non vennero mai utilizzate a scopo militare, ma hanno finito per diventare un gioiello, il simbolo cittadino. Nel cuore della città alta, la Piazza Vecchia,
su cui si affacciano il Palazzo della Ragione, di origine duecentesca, e il Palazzo della Biblioteca. Poco distante, la Cappella Colleoni, in stile rinascimentale, rimasta intatta fino ai nostri giorni, uno dei più interessanti esempi dell'architettura di fine 400 in Lombardia. Il campanone, eretto nel 200, torre civica che ha scandito i momenti più importanti della città. Il panorama che si gode dalla sua sommità in una bella giornata lascia senza respiro. Accanto al campanone, la Basilica di Santa Maria Maggiore, di origine romanica e con l'interno decorato in stile barocco. All'esterno, i protiri di Giovanni da Campione, XIV secolo. Dentro, preziosi arazzi fiorentini e fiamminghi del XVI secolo, l'affresco giottesco dell'Albero della Vita. Dipinti di Luca Giordano, Giampaolo Cavagna, le celebri tarsie di Lorenzo Lotto. E poi il Duomo, le cui origini risalgono al periodo paleocristiano. Elementi architettonici di quel tempo sono stati scoperti di recente e si ammirano nella parte sotterranea della chiesa. Per salire in Città Alta e sul colle di San Vigilio è possibile utilizzare le funicolari, trenini che viaggiano in forte pendenza grazie ad un sistema di corde costruiti tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Numerosi gli appuntamenti con la cultura offerti dalla città. Ne citiamo solo alcuni. I tour guidati nelle dimore storiche, i palazzi nobiliari dei Terzi, i Moroni, Medolago Albani, Agliardi, nei luoghi misteriosi della città antica. Le rassegne scientifiche organizzate dal Museo Archeologico, di Scienze Naturali, oppure quelle sulla storia di Bergamo, al Museo della Città nel suggestivo chiostro di San Francesco. Il Bergamo Film Meeting, storico appuntamento con il cinema d'essai. Il Festival Internazionale del Cinema d'Arte, in cui protagonista è l'arte in tutte le sue forme ed espressione. Bergamo Scienza, vetrina in cui sapere e scienza vengono proposti al grande pubblico. Notti di luce, appuntamenti di musica e cultura per riscoprire i luoghi storici e suggestivi della città. Bergamo Jazz, il Festival Pianistico Internazionale Benedetti Michelangeli, Bergamo Musica Festival. Risaliamo le valli tra fiumi e montagne. Incontriamo in Val Seriana Alzano Lombardo con la chiesa di San Martino. Le sagrestie, i cui arredi furono scolpiti e intarsiati dalla bottega dei Fantoni di Rovetta, con tale minuziosa abilità da risultare un vero capolavoro dell'arte lignea. Il capoluogo dell'Alta Valle Seriana, Clusone, con le sue vie antiche affrescate, il suo grande Festival Clusone Jazz. Tra Valle Brembana e Valle Imagna, i tesori romanici degli Almendo, con la chiesa rotonda di Sant'Omè, che nei secoli ha subito ben poche trasformazioni. E poco oltre, il ponte romanico di Clanezzo. In Valle Brembana da vedere Cornello dei Tasso, con la via Mercatorum che nel Medioevo assicurava il collegamento con il Canton dei Grigioni.
e ancora San Pellegrino, capitale dell'acqua minerale, con le sue terme, il Casinò e il Grand Hotel, costruiti in mirabile stile Liberty. Proseguendo verso i laghi, trascorre Balneario e il suo piccolo gioiello d'arte, la cappella di Villa Suardi, con i mirabili affreschi di Lorenzo Lotto, genio inquieto del Rinascimento. Sui laghi colpisce la bellezza dei centri storici e l'armonia dei paesini affacciati sull'acqua. A Lovere, significativo il patrimonio artistico della Pinacoteca Tadini con opere di artisti vari, dal Bellini al Parmigianino, dal Tiepolo ad Hayez, all'Ungaretti. Se la nostra corsa continua nella pianura, una volta a dominio delle cascine e dei campi di grano turco, in un ambiente ancora oggi incontaminato, incontriamo i castelli di Romano di Lombardia, di Pagazzano, la Rocca di Urniano e a Cavernago il castello di Malpaga, con le sue parti trecentesche e quattrocentesche, di proprietà del grande condottiero Bartolomeo Colleoni, che vi ospitò principi e duchi e il re Cristiano di Danimarca con tutta la sua corte. E in pianura, alla confluenza fra Adda e Brembo, ecco Crespidatta, capolavoro urbanistico, con la grande fabbrica e il villaggio operaio, con gli edifici in stile Liberty nati a partire dalla fine dell'Ottocento, una piccola città-giardino che mostra realtà e ideali della borghesia industriale di quel tempo. Il borgo è inserito nell'elenco del patrimonio UNESCO. Poco lontano, ancora funzionante, il traghetto progettato da Leonardo da Vinci, che attraversa il fiume a Villa d'Adda. La Bergamasca è un territorio con piccoli, grandi tesori, tutti da scoprire. Bergamo e provincia, terre di sport e benessere, luoghi ideali per dedicarsi del tempo, praticare attività fisica e rigenerarsi. Numerose le manifestazioni che attirano un vasto pubblico di appassionati e agonisti. Dalla maratona della città di Bergamo, che si snoda per le vie del centro, alla gran fondo ciclistica Felice Gimondi, che si svolge lungo le strade delle valli. Dal Giro d'Italia, spesso ospite delle strade bergamasche, al trofeo di sci alpinismo Parravicini in alta quota. E per le persone più attive sono molti gli sport praticabili sul territorio. Le piste ciclabili dislocate nella provincia diventano il luogo ideale per splendide pedalate. In Valle Brembana il percorso corre da Zogno fino a Piazza Brembana tra strapiombi e gallerie scavate nella roccia. La pista ciclabile della Valle Seriana unisce Alzano a Clusone passando per boschi, paesi e lungo il fiume Serio. Al confine con la provincia di Milano, la pista lungo l'Adda parte da Cassano per arrivare ad Olginate, 40 chilometri immersi in un paesaggio memorabile che ha ispirato anche il grande Leonardo da Vinci nella progettazione del traghetto che ancora oggi attraversa il fiume all'altezza di Villa d'Adda.
dalla bicicletta al golf, i campi La Rossera, l'Albenza, Parco dei Colli e di Castione della Presolana, luoghi di ritrovo per esperti golfisti, in cui testare la propria abilità e perfezionare la tecnica immersi in un paradiso naturale. E che dire degli sport acquatici? Non c'è che da scegliere. Canyoning, sci nautico, parapendio, windsurf, per una dose di adrenalina pura e divertimento. Per chi desidera rilassarsi, cullato dalla natura, e per gli appassionati dei paesaggi, le passeggiate in montagna non mancano. Il Sentiero delle Orobie propone un itinerario che esplora le Prealpi bergamasche fino a 2712 metri di quota. Montagna da vivere d'estate, ma anche d'inverno. Le magnifiche piste da discese di fondo in Val Brembana, Val Seriana e Valle di Scalve consentono bellissime sciate immersi in suggestivi paesaggi. E dopo lo sport, niente di meglio di un momento tutto per sé, dedicato al proprio benessere, per cullarsi e ritrovare forza ed energia. I centri termali rappresentano il giusto rimedio per rilassarsi e recuperare forma ed equilibrio. Le terme di San Pellegrino, con il loro stile Liberty, associano ai trattamenti curativi il prestigio dovuto alla loro storia che risale all'Ottocento, un salotto privilegiato in cui si sono incontrati nobili e reali di tutta Europa. In Valle Imagna, il centro termale e curativo di Sant'Omobono è un'oasi pacifica, tempio del benessere. Oltre alle cure fisioterapiche e alle vie respiratorie, ci si può rilassare grazie a massaggi, stone massage, fanghi alle alghe e bagni di vapore, o dedicarsi a veri e propri trattamenti estetici, magari ritocchi per correggere piccoli inestetismi. Infine, le terme di Trescore Balneario, un centro benessere dove curarsi in maniera naturale. Oltre ai trattamenti estetici come fanghi, massaggi e idromassaggi, rinomate sono le terapie curative, soprattutto alle vie respiratorie. Sport, terme e benessere. Un modo per vivere Bergamo tra dinamismo e relax. Bergamo vanta due laghi, il lago di Iseo e il lago di Embine. Il lago di Iseo da sempre è meta di turisti che arrivano per ammirare i paesaggi, per visitare i suggestivi paesi sul lago, per praticare sport e attività all'aria aperta, per degustare i prodotti tipici della zona.
Da Sarnico a Lovere, i due principali centri della sponda bergamasca, è un susseguirsi di luoghi unici, Predore, Tavernola e Riva di Solto, che si affacciano su Montisola, la più grande isola lacustre d'Europa. La costa è rocciosa e selvaggia, ma affascinante. Il tratto, detto Bogne, compreso tra Riva di Solto e Castro, è magnifico e suggestivo nel suo genere. Appare di una bellezza mozzafiato, con l'insenatura, le rocce a strapiombo e il lago cristallino, azzurro, che bagna la piccola spiaggia di Sassi. La costa bergamasca è percorsa dalla strada scavata nella roccia nel 1910, un itinerario altamente suggestivo. Partendo da Sarnico, si può ammirare un incrociarsi di stradine di origine medievale, che insieme agli scorci di Predore, Tavernola e Riva di Solto, rappresentano uno degli scenari più incantevoli della zona. Spingendosi oltre si arriva a Lovere, una località molto visitata per via delle sue attrazioni turistiche. Il centro storico, il nuovo lungolago, le attrezzature turistiche, il lido, il porticciolo e il centro nautico che organizza corsi di vela sul lago. Lovere si contraddistingue per i palazzi antichi e le torri, per le stradine che si arrampicano, per la basilica rinascimentale di Santa Maria in Valvendra, eretta nel 1485, e per la Pinacoteca Tadini, che vanta opere risalenti al 300. Appena nell'entroterra i paesi collinari di Fonteno e Solto Collina, da dove si godono panorami sul lago indimenticabili. Lago di Iseo, ma non solo. A pochi chilometri si trova il lago di Endine, con le contrade di Spinone al Lago, Endine e Monasterolo. Sulla collina, degni di nota sono Ranzanico e Bianzano. Bianzano, ogni anno, ospita la celebre rievocazione storica di epoca medievale. Laghi da visitare ed esplorare, ma anche da vivere, praticando gli sport più disparati. Alcuni più dinamici come lo sci d'acqua, il windsurf, il parapendio acquatico, la canoa, la vela, e altri più tranquilli e rilassanti, come l'immersione subacquea e la pesca. Nel corso dell'anno, numerose manifestazioni, mercatini, sagre e iniziative culturali come Cortolovere, Notte sotto le stelle, Sarnico Basker Festival, Suoni dal mondo, Note d'arte nel Basso Sebino, animano i laghi, veri e propri momenti di aggregazione, occasioni di incontro e relazione. E per godere al massimo di una vacanza al lago, sono imperdibili le crociere in traghetto sul Sebino, i suggestivi tour delle tre isole, le romantiche crociere notturne con serata a tema e cena a bordo. Laghi che vivono e laghi da vivere. Quando storia, cultura, natura e sport convivono e offrono la possibilità di uno stile di vita originale e stimolante. La montagna bergamasca in estate offre infiniti stimoli per essere vissuta appieno. Le escursioni sull'arco prealpino e alpino delle Orobie, le passeggiate collinari alla Maresana e al Canto Alto appena sopra la città di Bergamo, escursioni in mountain bike lungo i sentieri e fra i boschi dei colli e delle montagne, lungo le incantevoli piste ciclabili delle valli Seriana e Brembana che conducono fino ai piedi delle montagne. E per vivere al meglio un itinerario nel verde, ecco il Sentiero delle Orobie, che diviso in Orobie occidentali e orientali, tocca i maggiori rifugi della zona.
Valle Seriana, salendo a piedi o in rampichino oltre il rifugio Curò a 1900 metri di quota fino al lago naturale del Barbellino, è facile incontrare le marmotte o scorgere gruppi di camosci in corsa. E che dire del rifugio Coca e del suo laghetto dall'acqua a color cobalto di indimenticabile bellezza. E ancora affascinanti le ascese lungo le pareti dolomitiche della Presolana, forse la più bella montagna bergamasca, per arrivare al passo della Presolana che unisce Valle Seriana e Valle di Scalve. Qui ci si può inoltrare in passeggiate verso il suggestivo rifugio Albani. Passeggiate per tutti, per la famiglia che ricerca facili percorsi, per l'alpinista che si vuole misurare con vie davvero impegnative. E proseguendo lungo il sentiero delle Orobie in Valle Brembana, piacevole raggiungere il rifugio Calvi. Altro luogo di grande suggestione è il passo di San Marco alla testata della Valle Brembana, raggiungibile in auto. Il passo San Marco con il rifugio Ca San Marco, a 2000 metri di quota, è da secoli passaggio obbligato fra la terra orobica e la Valtellina. Le alte vette che superano i 3000 metri e le cime che guardano la catena delle Alpi centrali sono il luogo ideale per gite e arrampicate. Immersi nella natura e in ambienti suggestivi, ci si può dedicare a diversi sport, dalla canoa all'equitazione o a semplici scampagnate. Vari sono anche gli eventi sportivi che risalgono le valli e le montagne, come la gran fondo ciclistica Felice Gimondi, il rally delle Prealpi aerobiche, la corsa Orobie Sky Raid, il trofeo Parravicino di sci alpinismo. E per chi ama la storia, in Valle Brembana è possibile visitare, a Naverara, la via porticata di epoca medioevale, oppure la dogana veneta di Redivo, appena sopra il paese. Transitava in questa zona la via Mercatorum con il paese di Cornello dei Tasso, via antica di cui ancora si vedono tratti, che saliva al passo di San Marco proveniente da Bergamo. Nella zona anche Oneta di San Giovanni Bianco con la casa di Arlecchino. La via Mercatorum, alla fine del Cinquecento, venne sostituita dalla strada Priula, più ampia e regolare, che consentiva il passaggio dei carri e che comunque saliva, sebbene lungo altro percorso, verso il passo di San Marco. Le Orobie ospitano una flora straordinaria. Straordinarie a Valbondione le cascate del Serio, un triplice salto di 315 metri, tra le più alte d'Europa aperte in estate. Di grande interesse anche i musei che raccontano la storia della montagna. La Valle Brembana, definita la Valle dei Musei, ospita, tra gli altri, il famoso Museo della Valle di Zogno. Peculiare il museo di Schilpario, in Val di Scalve, che racconta le vicende di minatori e miniere delle Orobie. In Valle Seriana colpiscono i centri storici, le facciate affrescate di Clusone e il piccolo borgo ricco di storia di Gromò. Nelle valli, numerose le sagre estive che animano i borghi e molteplici le occasioni per fare shopping. Imperdibile un assaggio dei prodotti agricoli e dell'allevamento, come i tipici e prelibati formaggi, il formai de mut, il branzi, il taleggio, la formaggella della Valle di Scalve.
per i suoi paesaggi, per i suoi sapori, per l'accoglienza della sua gente, per tutto ciò che si può fare, la montagna bergamasca d'estate è una piacevole proposta, tutta da vivere. All'escursionista che percorre i sentieri bianchi con le ciaspole, o a piedi, o con gli sci da sci alpinismo, le Orobi appaiono come un mondo a parte, tutto da scoprire, tra cime e vallate solitarie. Ma le Orobie offrono agli appassionati tante altre opportunità. Con la neve si rimettono in moto gli impianti di risalita per consentire agli sciatori di raggiungere la sommità delle piste e lanciarsi in lunghe discese fino al fondovalle. La passione per lo sci in Bergamasca risale al principio del Novecento, quando ancora gli impianti di risalita, seggiovie, gli ski lift e via dicendo non esistevano. Le stazioni sciistiche bergamasche offrono la possibilità di praticare diversi sport bianchi. Dalla discesa allo sci di fondo, allo snowboard anche acrobatico, al bob e ancora freestyle e sci con la vela. Ma è molto divertente percorrere le distese bianche anche con le motoslitte, magari in notturna con la luna piena o pattinare sul ghiaccio. Gli amanti dello sci alpinismo possono raggiungere luoghi che d'inverno non sono serviti né da strade praticabili né da impianti sciistici. Così, per esempio, possono salire fino al Passo di San Marco, dove è possibile visitare le trincee della Prima Guerra Mondiale. Oppure sopra Schilpario, fino al Passo dei Campelli, la Piana Bianca all'ombra del gruppo di roccia dolomitica del Cimon della Bagozza, fino al Passo del Vivione, che mette in comunicazione con la bresciana Valle Camonica. Al Monte Pora le seggiovie conducono su piste grandi e soleggiate che danno la possibilità di sciare con grande piacere, con lo sguardo che spazia sulla Valle Seriana e sul lago d'Iseo, verso la Val Camonica e l'Adamello. Al Passo della Presolana, accanto allo sci, è possibile provare la discesa con il bob. Piste di Colere si sviluppano sotto le rocce incantevoli della Presolana. Nella zona, altre stazioni importanti sono quelle di Spiazzi di Gromo e Lizzoli. Per gli amanti dello sci di fondo, la pista degli Abeti, di livello internazionale, a Schilpario in Valle di Scalve. Mentre in Valle Brembana Branzi e oltre il Colle offrono piacevoli piste per il fondo, le stazioni di Foppolo, San Simone, Carona, Valleve, Val Torta consentono di divertirsi in appassionanti discese. Le piste sono servite da caratteristici rifugi dove potersi riscaldare e mangiare qualcosa di buono e tipico bergamasco. E dopo lo sport si può rimanere in quota per prendere parte agli animati après-ski con musica, balli e tanto divertimento. Oppure si può scendere a valle per godere dell'accoglienza dei paesi, delle feste, delle discoteche, degli innumerevoli bar, pizzerie, trattorie, i negozi che propongono i prodotti e i formaggi tipici. E se ancora non bastasse, ecco le valli animarsi di eventi. Sciate in notturna, ciaspolate e fiaccolate la sera,
gare di motoslitte, campionati di sci, tria, motocross e BMX su neve per sentire l'adrenalina scorrere nelle vene. E a Natale non mancano i tradizionali mercatini, sempre frequentatissimi. Le vacanze sulle montagne bianche delle Orobie promettono di essere indimenticabili. Piacere di mangiare bene e di degustare sapori e piatti tipici. Il territorio bergamasco vanta un'esemplare tradizione enogastronomica e una cucina semplice e ricca di gusto. Sapori unici, tramandati nel tempo, che testimoniano una certa originalità. Una tradizione produttiva che ha consentito di raggiungere un significativo primato. Su 30 formaggi DOP d'Italia, 7 sono bergamaschi. Formaggi simbolo del territorio che racchiudono nella loro produzione storia e tradizioni. Il Formai de Mutte prodotto in Alta Val Brembana, il Branzi, il Taleggio e lo Strachitunt prodotti in Val Taleggio, la Formagella della Valle Seriana e della Valle di Scarpe. Formaggi genuini, ricchi di gusto e salute. Da abbinare a degli ottimi formaggi dei prelibati insaccati, come il salame tipico bergamasco e le salamelle, per spaziare fino al lardo, alla pancetta e al prosciutto crudo della Valle Seriana. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino Val Calepio DOC, prodotto nelle zone pericollinari e collinari della Val San Martino e Valle Calepio. Altro vino dal gusto corposo e profumato è il Moscato di Scazzo, un vino particolare da degustare da solo o accompagnato a formaggi piccanti. Ogni giorno, grazie agli eleganti ristoranti e alle caratteristiche trattorie, è possibile degustare i sapori tipici della tradizione, dal gusto spiccato, ritrovando nel piatto un pezzo di storia del territorio bergamasco. I piatti per eccellenza sono i casonsei, pasta fresca ripiena di carne, uva passa e pera, condita con salvia, burro fuso e pancetta, e la polenta taragna, unione succulenta di polenta e formaggi tipici delle nostre valli. Piatti robusti, dal sapore deciso e simbolo della tradizione contadina dalla quale derivano. La tavola bergamasca si contraddistingue anche grazie agli scarpi noce, grossi ravioli ripieni di formaggio e prodotti a parre, e alla polenta e osei, piatto simbolo in cui la polenta viene servita insieme agli uccellini di cacciagione. Passando alla pasticceria, cosa dire della versione dolce della polenta e osei? Un trionfo di zucchero, creme al burro, al cioccolato e alla nocciola, in grado di soddisfare i palati più golosi. Un altro dolce tipico, dal sapore delicato grazie alle note di ananas e di albicocche, è la torta Donizetti, preparata in onore del celebre compositore Gaetano Donizetti. Sapori essenziali, ma al tempo stesso decisi. Una cucina semplice, ma originale, a cui contribuisce l'olio extravergine del lago d'Iseo, prodotto in quantità limitate nella zona compresa tra Sarnico e Lovere. Una zona bellissima, ricca di spunti culturali e non solo, dove è possibile gustare in ambienti deliziosi il pesce di lago, dalla trota al salmerino, cucinato nei modi più appetitosi. Un viaggio nel gusto, alla scoperta di tradizioni culinarie che conservano intatte le loro caratteristiche. Un'esperienza in grado di soddisfare tutti i gusti.
Bergamo, terra di fede e tradizione. Lo testimoniano i numerosi santuari che risalgono ai secoli scorsi, simbolo di religiosità, ma anche significativa espressione artistica. Il più importante è il santuario di Caravaggio, terzo in Italia per numero di pellegrini. In ambiente di montagna, in Valle Imagna, si trova il santuario della Cornabusa, ricavato in una grotta naturale, uno dei luoghi di preghiera preferiti dal vescovo Angelo Roncalli, poi diventato Papa Giovanni XXIII. Il paese in cui è nato, sotto il monte, è frequentatissima meta di pellegrinaggi di fedeli e devoti. Come se fosse un viaggio nel tempo, si possono visitare i luoghi del Papa bambino, la sua casa natale, la chiesa in cui è stato battezzato, i luoghi dove è cresciuto, fino a quando ha raggiunto il seminario di Bergamo, che oggi porta il suo nome. Risalendo le valli, a Clusone, in Valle Seriana, si trova uno dei complessi religiosi più importanti della Bergamasca, la Basilica di Santa Maria Assunta, edificata alla fine del 600 e adiacente la quattrocentesca Chiesa dei Disciplini, con gli affreschi che raffigurano la vita di Gesù. Sulla facciata il suggestivo dipinto La Danza Macabra, risalente a fine 400, che ritrae la vanità dell'essere umano. La piazza di Clusone è resa celebre dal grande e mirabile orologio planetario Fanzago, creato nel 500 e tuttora funzionante. Ma Clusone è anche folklore. Con il suo carnevale e le sue maschere, il paese si tinge di luci, colori e suoni. Scendendo verso la pianura, sulla strada che collega Bergamo a Lecco, si trova il monastero di Pontina, un luogo suggestivo, meta di pellegrinaggi, e in cui è ospitata una comunità di monaci benedettini. In Città Alta, centro storico di Bergamo, la Basilica di Santa Maria Maggiore, eretta nella prima metà del XII secolo, è uno scrigno in cui è custodito un inestimabile patrimonio artistico. Adiacente si trova la Cappella con Leoni, mausoleo voluto dal condottiero bergamasco per sé e sua figlia Medea. Associati a celebrazioni religiose, Bergamo offre diversi momenti di folklore in cui la comunità si riunisce e vive il proprio territorio. Ogni anno in città, dal 26 agosto in avanti, si tiene la grande fiera di Sant'Alessandro, preceduta di qualche giorno da quella dell'antico borgo di Santa Caterina. Celebrata in onore del patrono, vanta iniziative di ogni genere di aspetto religioso, teatrale ed enogastronomico. Nel periodo natalizio, a Bergamo, vengono allestiti i mercatini di Natale e le tradizionali bancarelle di Santa Lucia. Una festa che porta doni ai bambini e durante la quale la chiesa di Santa Lucia riceve migliaia di lettere con le richieste dei più piccoli. Un momento dell'anno molto suggestivo, complici le luci e i suoni. E che dire del carnevale, del periodo goliardico per eccellenza? Un tripudio di maschere e colori coronato dalla sfilata dei carri allegorici di metà quaresima e dal rogo della vecchia.
un modo simbolico per bruciare i problemi della città. Famosa in tutto il mondo la tradizione bergamasca legata alla commedia dell'arte. Da Bergamo provengono gli Zanne, antenati di famose maschere come quella di Arlecchino, servitore bergamasco, e del Giopì e della Margì, personaggi cardine del teatro dei Burattini. Fede e tradizione. Un itinerario curioso che non finisce mai di stupire il visitatore.